Figlio Liborio è una voce che cammina nella storia. Si racconta e raccontandosi ricorda le vicende di un secolo e così dà voce a chi non ha voce, agli emarginati, agli ultimi della fila. C'è un verso di De André che dice: la luce del giorno divide la piazza tra il villaggio che ride e lo scemo che passa. Io mi sono messo su quel lato della piazza, lì dove respira Liborio, per ascoltarlo e farlo parlare con la sua lingua bastarda, sgrammaticata, fatta di luci e di ombre. Figura simbolica quella di Liborio, tra fantasmi, visioni, disincanto, a metà strada tra Don Chisciotte e Forrest Gump. A volte, quello che diciamo follia, si fa energia, che mette in discussione e rovescia i codici sociali dominanti, le nostre presunte verità. Ma vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio è soprattutto un libro d'amore che invita ad accogliere la diversità, ad accogliere l'altro da noi. Ci pensa, che ci hai sempre pensato, per vedere capire come mai sta coccia a me, da quasi normale, si è fatta una coccia matta, tutta una matassa intriccicata fuori di cervello.